Della commedia, che Giovanni Boccaccio, suo grande estimatore, definirà divina, conosciamo tutto. Ma al contrario del suo autore, possiamo dire lo stesso? Durante di Alighiero degli Alighieri, conosciuto in seguito come Dante, nasce a Firenze nel 1265. Della sua famiglia sappiamo poco, se non che la madre morì mettendolo alla luce, mentre il padre era conosciuto in città sia perché proprietario di terreni, ma soprattutto in quanto dedito a piccole operazioni di prestito, insomma, allo strozzinaggio. Una sicurezza economica che ha permesso al giovane Dante di potersi dedicare sin da piccolo allo studio, senza doversi preoccupare di lavorare, neppure dopo la morte del padre, avvenuta quando era ancora adolescente. Firenze è una città ricca e potente, e tutto questo nonostante il perenne conflitto tra le fazioni dei Guelfi fedeli al Papa e i Ghibellini difensori dell'imperatore, che di volta in volta si contendevano il potere. Dante Alighieri cresce in una Firenze in pieno fermento. L'opulenza della città si poteva percepire dalle decine di cantieri che riempivano le piazze. Proprio in quel periodo si stavano costruendo il Palazzo della Signoria, la Chiesa di Santa Croce e quella di Santa Maria Novella, e ancora il Duomo e la Badia Fiorentina. Insomma, in ogni angolo si poteva percepire l'immensità di ciò che si stava realizzando. Ma nella vita di qualsiasi uomo le date sono importanti, e per Dante una di queste lo è stata sicuramente quella del 1 maggio 1274, quando durante la festa dedicata alla primavera, per la prima volta incrocia una bambina, Beatrice Portinari, figlia di un amico del padre. Lui ha 9 anni, lei uno di meno. Non la rivide più, se non dopo tantissimo tempo. Ci vollero infatti quasi 10 anni prima che i due si incontrassero di nuovo, ma lei era già una donna sposata, seppur giovanissima. Quel nuovo incontro risulterà fondamentale per il ragazzo, che da quel momento decise che la sua missione sarebbe stata quella di mettere in prosa, nero su bianco, la potenza dell'amore. E per rendere questo sentimento accessibile a tutti, scelse di fare una cosa rivoluzionaria: comporre quelle strofe non in latino come sarebbe stato scontato, ma in idioma volgare, quello parlato e capito da tutti. Nasce così il Dolce Stil Novo. Dante è un ragazzo sì giovane, ma ormai in città tutti li riconoscono doti, intelligenza e cultura fuori dal comune, quindi per questo decise di dedicarsi totalmente alla carriera politica. Ma fare politica significava pure fare il soldato e quindi partecipare alle campagne militari. È l'11 giugno 1289. Dante ha appena compiuto 24 anni e qui, nei pressi del castello di Poppi, in una spianata che all'epoca si chiamava Campaldino, tra i 1600 cavalieri dell'esercito fiorentino pronti a combattere i Ghibellini di Arezzo, c'era anche lui, con l'elmo d'acciaio sulla testa, la cotta di maglia di ferro, la lancia e il suo scudo bianco col giglio rosso, simbolo del governo guelfo di Firenze. Ed è proprio a Campaldino che Dante diventò uomo, mostrando a tutti il suo valore di soldato dedito alla causa. Fu grazie a questa dimostrazione di coraggio che per lui si aprirono le porte della politica, quella vera. Ma giusto un anno dopo Campaldino accadde una cosa che lo sconvolse: la scomparsa della sua musa ispiratrice. Sì, proprio lei, Beatrice, morta a soli 24 anni. Piangendo lacrime per quella passione effimera, si fece una promessa. L'amore che non era riuscito a consumare in vita lo avrebbe esaudito attraverso un'opera che farà risaltare la grandezza di quel coinvolgimento platonico e incompiuto. E così sarà. Per convenienza di facciata sposa una giovane nobildonna fiorentina, Gemma Donati, la quale gli darà pure 3 figli, ma mai risulterà capace di scaldargli il cuore. Quello rimarrà sempre devoto alla bambina conosciuta tanti anni prima, alla festa di primavera. Ma la carriera politica di Dante procede senza sosta. Il 15 giugno del 1300 venne ordinato priore della città, ma quello che doveva essere un punto di arrivo si rivelò l'inizio dei suoi guai. Sì, perché dopo aver scacciato i Ghibellini, Firenze si trovò a dover affrontare un'altra battaglia interna. I Guelfi, diventati potentissimi, si divisero infatti in 2 fazioni, quella legata alla famiglia dei Cerchi, definita Bianca, e quella più violenta comandata dai Donati, chiamata Nera. Il poeta, nonostante fosse imparentato con questi ultimi, scelse di sostenere le cause dei Bianchi più vicine alle esigenze del popolo, ma questa decisione gli risultò fatale.
I Donati erano in affari con Papa Bonifacio VIII, che invece di lavorare per una pacificazione tra le parti, decise di sposare la causa nera e quindi di occupare la città grazie all'intervento dell'esercito francese. Fu un vero e proprio colpo di Stato, che ebbe come risultato l'immediata espulsione dalla città di tutti i politici espressione della parte bianca. E tra questi, ovviamente, c'era pure Dante, che in quei giorni neanche era a Firenze, perché inviato a Roma quale ambasciatore proprio della città sull'Arno. Ma il nuovo governo, nonostante la sua assenza, nel frattempo aveva deciso per lui la condanna all'esilio perpetuo. È il 1302 e Dante Alighieri non potrà più mettere piede nella sua Firenze. Tutti i mali e gli inconvenienti miei, dagli infausti comizi del mio priorato, ebbono cagione e principio, scriverà. Disperato per la nuova situazione, risultati vani tutti i tentativi di riappacificazione con i nuovi padroni della città, l'unica cosa che poté fare fu quella di ricominciare a scrivere, così da mantenere fede all'intento deciso dopo la morte di Beatrice. È il 1306 quando Dante, spostandosi di città in città, inizia a comporre la Divina Commedia. Siena, Verona, Bologna, Treviso, Sarzana, Massa, Arezzo, Padova e Venezia lo videro forestiero e dolorante in terre sconosciute. Un uomo sopraffatto dalla solitudine e dal tormento dovuto alla lontananza da quella Firenze tanto amata che lo aveva ripudiato. L'unica sua salvezza, appunto, fu la commedia. Un viaggio immaginario nei tre regni dell'aldilà, inferno, purgatorio e paradiso, dove proiettare il bene e il male del mondo terreno. Quel viaggio meraviglioso e pazzesco che lo ha reso immortale. Un'opera scritta fino all'ultimo dei suoi giorni, nella Ravenna che ancora conserva le sue spoglie e che gli diede l'ultimo saluto la notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Aveva solo 56 anni e lo stato d'animo sereno di chi sapeva di aver esaudito la promessa fatta a se stesso tanti anni prima. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio il velle, sì come rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle.